Benvenuti su Rubbles, il miglior canale sul tubo italiano, con il Dottor Meg, il signor Lune. E dopo l'ennesimo crash ritorniamo in questa atmosfera preautunnale a giocare a Bioshock Remastered. Che? Perché cambia. Cambia perché è più instabile. Assolutamente sì. Abbiamo scoperto, questo qui è l'unico gioco forse in cui la Remastered fa tecnicamente più cagare del... Perché giustamente serve... Vorrei vedere una remastered di Driver 3 che sul mio computer crashava tipo... Ehi, vuoi giocare? Sigla. Allora, piccola parentesi, io e il signor Lune abbiamo giocato l'ultima volta a questo gioco quasi sei mesi fa. E tra l'altro, adesso non ricordiamo esattamente quali erano le impostazioni grafiche di quella volta. E guarda, se non le lascio un po' di... Ah, sì sì, ma tanto non so dove devo andare, esattamente come sei mesi fa. Dovremmo aver... ritrovato diciamo quello che avevamo fatto sei mesi fa, quindi abbiamo fondamentalmente ucciso solo il Big Daddy a grandi linee. E l'unica differenza sostanziale è che mentre nella scorsa volta mi sembra che la torretta qui sotto il nostro culo l'avessimo aggirata e tenuta in vita, adesso l'abbiamo aggirata per uccidere il Big Daddy e quindi il Big Daddy l'ha uccisa. Però fondamentalmente ha fatto più la torretta da sola che tutti noi messi insieme. Assolutamente sì. Quindi va bene così, insomma. E signor Lune, cosa sta facendo? Occhio. Cosa? Allora, occhio. Lei, signor Lune, adesso ha due possibilità. Che sono? Che sono. O va avanti qui a sinistra. Quindi cioè, dove stavo andando? Oltre la melma. Bene. E lì c'è quantomeno una torretta che la sta cercando. Ottimo. Oppure? Oppure va dove c'era il Gatherer's Garden di sopra, quindi dritto per quella porta dove le indica la freccia. Sì. Però signor Lune si muove da lì perché è sotto tiro, perfetto. E praticamente va in quello che, se non ricordo male, era il punto centrale. Però questo qui è un livello che ho sempre trovato abbastanza ostico per la geografia, più che altro, non per altro. Ma io direi punto centrale. Ricordiamo, perché l'abbiamo visto anche recentemente, che qui c'è una torretta che spara granate, che è quella lì. Esattamente quella lì, perfetto. Perfetto. Quindi adesso l'ho presa. Sì. Ti ricordi che non l'ha ucciso la torretta? Non sono stordita. Okay. Non c'ho anche la telecinesi io? Sì, non questa. Non l'abbiamo messa la telecinesi io. Ah, sì, perché l'avevamo presa. Lei ha. Ok, vada su, vada su, vada su, vada su, aggiriamola, invio. Ok. Ok, adesso signor Lune, se guardi un attimo in giro, perché probabilmente c'è qualcuno che le rompe il cazzo. Dove cazzo è andata? Ok, perché adesso la torretta chiaramente la protegge, però la protegge in maniera sotto. Ce n'è uno sotto. Visto. Ok. E tu ci sei morto. E dunque, noi ne venivamo da lì. Guardi se da lì si può andare a tornare da qualche altra parte. Ah, ha fatto... Questo era San Ciccio che faceva. Assolutamente sì. Allora. Biasimare è una donna che ama variare. Chi può biasimare una donna che ama variare? Perfetto. Da buon costume, penso. Ok, due kit medici ci fanno presumere che qui si sarà da menare le mani. Allora. È un gioco. Gli uomini smisero di chiamare. Ah, signorone, se giri a sinistra? Guardi, quello lo può aggirare, che così le dà anche un po' di... Ok.
Ah, lì c'è una camera della vita, quindi probabilmente verremo rispawnati lì nel caso di morte o scena. Ah, lì c'è un po' di roba, io prenderei tutto. Ho preso e anche questi pallettoni doppio zero sono troppi, non... ah, bisogna usarli. Utilizziamo. Bussa. Ah, così si bussa? Atlas ha chiamato via radio. Dice che stai cercando un invito per le pescherie. Col cavolo, ho detto. Ma se vai all'ufficio del caposcalo e recuperi una macchina fotografica per il vecchio Peach, potrai concederti un invito. Chissà cosa ci fa con la macchina fotografica il vecchio Peach. Amico, sei fottuto. Bene. Zoccola. Dove è andata? È lì. No, devo... può anche andare sul tetto, eh. Fa come il ragno. Ah, bene. E lì sopra. Presa. Zoccola. Vai. È morta? No, 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 è ancora viva. Com'è ancora viva? È ancora viva. Ma si era compenetrata col soffitto. Ok. Ah sì, ok. Forte per te. Ok. Guarda sul nostro trasportatore. Ci troverai qualcosa per salvarti. Di qua, sinistra. Sì. Ora vai a prendere quella macchina e scatta delle foto a quelle che strisciano. E lancia granate, perfetto. E allora io ti farò entrare nelle fisheries. Ok, ricorda, quindi giovane amico. Qui non si può andare. Se ti se la faccio. Se puzza di fontaine, tu finisci in una cassa. Atlas ha garantito per te. Ma io non giro lo sguardo solo perché lo dice lui. Ok, quindi andiamo a prendere sta macchina fotografica. Quindi ricordiamo che qui Fontaine è uno di questi paura dei fantasmi. Fontaine è morto e lo sanno tutti. È sottoterra. Lì può usare una bomba a mano, eh. Lancia granate, lancia granate, lancia granate. Esatto. Lancia granate. Non credo che abbia funzionato come... Beh, se lei lo lancia... Posto. Non sono andati tutti? Sì. Direi di sì. Tra l'altro molto scuro, non ricordavo così scuro. Forse perché lo giocavo un po' più illuminato. Lei no, si sa che fa schifo per queste cose. Sì, cioè. Sì, io... Gamma... superodolata. Sappia dove trovare una macchina fotografica. Allora, occhio, lì c'è qualcosa. Abbia sbrigato le sue faccende prima di piantarti una lama nella faccia. Ah, guardi, qui c'è una perfetta banca genetica. Faccio anche gli scambi e andiamo a selezionare al posto del no sopra in la prima lega, al posto esatto, al posto del ciccia Big Daddy, che è pure esatto. Andiamo a prendere o telecinesi, o sinceramente io preferirei telecinesi, come giustamente. Dov'è la telecinesi? Di fianco. Ah, ok, telecinesi. Posto. Non smetterò mai di darti la caccia, mai! Ah, è la telecinese in questo momento. Promemoria di Raccio. Tutti dobbiamo pagare le bollette e la tentazione di infrangere il coprifuoco per recuperare un po' di una extra è... Dove sei, bastarda? Ok, qui non c'è un cazzo. Cosa cazzo è successo? Non posso schivare. No. È lento sto coso. Potente, ma lento. Ok, no, lei se ne è scappata. Si guardi intorno. Ok. Adesso può usarlo la telecinesi. Esatto, adesso. Aspetta. Esatto. Adesso, vada. Ah, giusto che questo bisogna. Ho fatto qualcosa? Ah, si è fatto sparare addosso e... praticamente la sua botta... ha preso il contraccolpo ed è morto. Ha fatto saltare i bidoni incendiari che erano di fianco alla tipa. Ah, lì dove si va? Direi che è assolutamente propizio.
Pistola. Lei, signor Lune, la vedo molto a suo disagio. Sì. Questa qui se la vuole aggirare, che ricordiamo che aggirando lei guadagna un po' di vita. Allora. Questo è un rifiuto. Sì. È un rifiuto che lei ha rispetto a, alle meccaniche di questo gioco relative all'aggiramento. Lo è. E non potrebbe essere diversamente. Io. Ecco. È un po', penso, come la mia versione per Super Mario. Ma in generale per tutti i platform. Ma sì, però per Super Mario in particolare. Ok. Devo dire che è veramente ottimizzato col culo questo gioco. Questa remastered pesante, scattosa. Ah sì, ok. Adesso lei, se lei, ok, prenda tutto. Poi cambia arma, va sulla, ok, adesso con la Q, se vuole può mettere le mine di prossimità, che non devo spiegare come funziona le mine di prossimità. No, decisamente no. Quindi ha o le granate a frammentazione classiche, sì, oppure che non è altro che quello che le lanciano addosso lei. Esatto. Sì, adesso sono passato a... Ah, ok. Oppure le mine, dopo dipende lei cosa vuole fare, come lo vuole fare. Chiaramente le mine, lo sappiamo, sono più per una strategia difensiva, le granate per una strategia offensiva. Attenzione, c'è sicuramente un Big Daddy. Un Wilson! Eccolo là. E tra l'altro, a vederlo così... Ah no, è sempre un Rosy, quindi è uno di quelli che sparano. Allora, quindi, visto che ce l'abbiamo... Così è la commentazione. Che cazzo è quello? Quello è uno dei... Ma porca... Ma perché lei continua... Cambia! No, fa. Adesso è un po' un casino. Nostro. Ok. Allora, non è una tecnica. Beh, lei sta sparando con un colpo da palettoni dalla distanza. Esatto. Quindi, indicativamente no, non è una tecnica. Adesso, piano piano, generalmente i Big Daddy non l'attaccano se proprio non... lei non è là ad attaccarli, quindi con calma, se la gestisca come vuole. Ah, io metto un po' di mine di prossimità qui. Q. Occhio, perché adesso lui arriva, quindi qualcosa esploderà. E lei è capace di saltare tutto quanto. È giusto. Ok, gli ha fatto male, però sono finiti i proiettili. Ah, di già? Sì, ne aveva due. Si fa il giro. Io le tengo. Si ricordi che può fare il giochino con la... Ah, giusto. Dai, adesso dovevo... ma deve guardare quanti proiettili avrà nell'arma, scusi. Cosa? Sono morto. No. E dopo questa morte... Allora, il signor lo vedo ancora un po' passato. Sono 6 mesi che non sta giocando, ma si vedono tutti. Ma si vedevano tutti. E magari nel prossimo episodio riusciremo a ottenere un risultato migliore. Assolutamente sì. Sempre comunque sopra il signor canale. Sul tubo italiano. Ciao. Ciao. Obers, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono il dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia mamma. Cioè, è una fonte... Ah, vabbè. È una fonte... Cioè...